Il perdonare ti libera. Hai mai provato a perdonare qualcuno per realizzare che non potevi? È come se qualcosa ti bloccasse per quello che ti è stato fatto, volontariamente o involontariamente. Come si fa ad andare oltre e a perdonare veramente? Non dipende dai tuoi sentimenti. Il perdono è basato sull'obbedienza a Dio. La parola ti incoraggia a perdonare. Siate benevoli gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Cristo vi ha perdonati. Efesini 4:32. Perciò è un atto della tua volontà, ma è anche un atto divino. Mentre la mancanza di perdono blocca il canale della tua fede e ti deruba della gioia, il perdono rilascia una libertà interiore che porta alla pace. Proprio come dice la canzone Forgive Us di Matthew West, il prigioniero che libera veramente sei tu. Il perdono è come una chiave che apre i cancelli del cielo, permettendo al Signore di operare nella tua vita. Se senti che quanto ho detto ti sta parlando, ti invito a pregare con me adesso. Signore, tu vedi il mio cuore. Vedi che non riesco a perdonare la tal persona. Ho provato con tutta la mia forza, ma non ci riesco. Ti chiedo di aiutarmi attraverso il tuo Spirito Santo per poter perdonare veramente e camminare in tutta libertà con te, colmo del tuo amore, di gioia e pace. Ti prego di riempire il mio cuore di amore per questa persona. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerier.